Allora eccoci di nuovo in diretta, fra un attimo vi presenteremo quello che hanno preparato le nostre tre cuoche quest'oggi, ve le presenteremo di nuovo per chi magari a mezzogiorno è venuto a casa dal lavoro. Che cosa hanno preparato quei matti di Ciao Mamma quest'oggi? Ne approfitto per leggere qualche messaggio che è arrivato oggi nella fretta. E no, perché Stefano, è vero, avere tre donne starci dietro non è facile, eh? Una fatica. Non so, è vero. Da metterle d'accordo tutte è stata un'impresa. Un saluto a te Fulvio e ai tuoi ospiti, in particolare Antonietta e Stefano, con affetto Paolo e Loriana. Grazie. Mi mandano i saluti. Oggi è un grandissimo artista e amico, il grandissimo Stefano Capitani, salutalo tanto, da Piero e Gabriella dalla provincia di Bologna. Prima o poi lo prenderemo quel famoso caffè. Sì, Piero Brusori, grazie, grazie carissimo. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti, le scalette escludono la professionista come Alida Ferrarese, con rispetto Franco di Persiceto. Non dovete sempre essere così, come dire, le scalette precludono, che cosa vuol dire? È come se io l'avessi tagliato. Questo è il tuo, come dire, è il tuo messaggio. La realtà, se non la conosci Franco, devi stare buono, io la Lida l'ho già chiamato un paio di volte. È chiaro che venire da Ferrara, anzi da Polesella, che si trova in provincia di Rovigo, qui a Reggio Emilia, ed essere qua alle 10 del mattino, per chi lavora magari è un problema. Quindi non dire che le scalette escludono la Lida. Cioè, dovete stare buoni, sempre questo modo così di interpretare, c'è spazio per tutti qua, non dovete essere sempre così maliziosi. Devo fare i miei complimenti alle cuoche romane che si destreggiano molto bene in cucina. E alla svelta riescono a preparare un pranzetto con i fiocchi. Brave Lidia. Beh, insomma, di Roma poi ce n'è solo una, eh? Lina. Alle cuoche romane, no, ce n'è solo una di cuoche romane. Poi il nostro Giorgio Di Campolo, che come al solito deve tirare fuori la sua... Il grande Giorgio, Dio, ti ricordo. Azzalot ben suggetto. Tre cuoche hai questa mattina a lavorare nella tua cucina. Antonietta, Elina e Franca si danno da fare a preparare il mangiare, mentre in poltrona lì appartato, Stefano Capitani appollaiato. Comodo star lì ad aspettare e poi dopo aver mangiato, giudicare. Io i complimenti voglio farli a chi è preparato e non a chi ha mangiato. C'ha ragione, è no? Giusto. C'ha ragione. Intanto noi abbiamo goduto e lui ha svogliato per continuare alla riva. Grande Anto, un bacio dalle tue vicine, Kate e Betta. Chi sono Kate? La bimba che ho cresciuto io, una mia vicina di casa. Ah, che hai cresciuto tu? Sì. Nel senso? Nel senso che ho fatto la babysitter 25 anni, quindi ne ho un'infinità di bambini, ecco. Di solito la babysitter si fa dai bambini anche appena nati. Infatti lei l'ho tenuta fino da appena nata fino ai 3 anni, però mi abita accanto, quindi io la vedo tutti i giorni ed è la E dopo è la tre mia anni, Kate. Come ha fatto? La mamma è rimasta a casa? No, la mamma lavorava, io ero lì, l'aiutavo, avevo un asilo in casa, era un asilo d'appoggio, ecco. Sì, ho aperto un asilo con 10 bambini tutti i giorni per 20 anni, ho fatto questo. Vabbè, allora, se avete voglia di salutare, ve le presento. Adesso ce la prendiamo un po' con calma perché abbiamo avuto una mattinata un po' convulsa nel preparare tutti questi piatti che adesso andremo a presentarvi. Allora, partiamo dalla tagliatelle perché andiamo... Ah no, anche vabbè, se si è già posizionato lì non è un problema. L'antipasto che ha preparato Antonietta. Lo vediamo inquadrato. Antonietta, allora, ce lo spieghi? Sì, rotolo di pasta sfoglia con prosciutto e formaggio o anche mozzarella per chi gradisce, poi disteso e ripiegato sui 4 angoli a modo di formare dei 4 ravioli, diciamo ravioli, poi messo in forno a 200 gradi per 20 minuti, dopo fatto riposare 2-3 minuti e dentro farcito con pomodorini, prezzemolo, aglio, olio d'oliva e mozzarella. Poi l'altro antipasto è girelle di melanzane grigliate. Ah, sì, adesso dai okay. Tema, devi saltare, dovevamo metterli vicini ma non l'abbiamo fatto. L'altro antipasto, eccolo qua, questo qua, le melanzane, l'altro antipasto. L'altro antipasto, girelle di melanzane grigliate con pane grattugiato, pomodorini pachino, olio d'oliva, origano, un po' di sale e del formaggio galbanino e messo in forno per 10 minuti.
Antonietta poi ha preparato anche un dolce. Sì. Questo è veramente... È un trionfo in coppa, diciamo. È un trionfo d'eleganza. È un dolce in coppa al cucchiaio, fatto con una base di amaretti al caffè, base poi crema di mascarpone, savoiardi morbidi, fragole, gocce di cioccolato e guarnito a strati, poi guarnito con scorzette di arancia al cioccolato, fragole e zucchero velo. Ecco, questo lo vediamo inquadrato così anche di fianco, veramente si presenta... Spettacolare. Spettacolare, proprio un trionfo d'eleganza. Cioè, io credo che chi si accasa, soprattutto quelli che hanno insomma un po' di, come dire, di propensione al dolce, io ne conosco tanti, quando... Presente, sì, che sono qua. Comunque, con la propensione al dolce, questa cosa qua inquadrata così, tornamene a inquadrare, Marco, così, come... Ecco, così, guarda. Cioè, una roba così, vi voglia di mangiarla, uno la mangia con gli occhi, è vero? Perché, insomma, vedete il cioccolato, questo bel giallo della crema... Come si mascarpone. Chiama? Crema mascarpone, le fragole, il caffè. Notevole, complimenti. Vabbè, insomma, qua tu hai fatto antipasto e dolce. A te. Sì. Hai fatto dall'inizio alla fine. E dopo hanno anche loro, Ecco, infatti, adesso andiamo avanti, perché dopo l'antipasto viene il primo. Abbiamo fatto queste tagliatelle, sì, vero Franca? Primo piatto, sì. Un primo piatto dove insomma è stato usato alimenti, diciamo, propri della nostra terra. Un piatto non molto elaborato, diciamo, neanche dal punto di vista estetico, non molto raffinato. La tagliatella però è così. Però per i mangiatori, per chi ha buon appetito, direi che è un buon piatto. Direi di perché sì. Perché c'è la salsiccia, ci sono i funghi porcini, c'è la panna e quindi... Io l'ho spolverato il piatto di prima. Per chi ha fame. No, abbiamo già spolverato, ma noi che siamo apprezzati. Prima hai fatto mezzo chilo di tagliatelle. Per gli inappetenti no. No, non va bene. No, allora, hai fatto soffriggere salsiccia. Ho fatto soffriggere, sì, uno spicchio d'aglio nell'olio. Poi dopo, quando è un pochino indorato, l'ho tolto. Dopodiché ho messo la salsiccia precedentemente tritata, sminuzzata, l'ho lasciata circa 10 minuti, l'ho sfumata con il vino, l'ho lasciata altre qualche minuto fino a quando il vino non è evaporato quasi tutto, ma non secco, però un pochino liquido. Dopodiché ho aggiunto la panna, ho abbassato il fornello, ho aggiunto la panna e ho scolato le tagliatelle. L'ho unito, ho amalgamato il sugo e poi ho messo una spruzzatina di pepe nero ed ecco fatto, detto fatto. Ci stava un po' di pomodoro lì se non ci avessi messo la panna? Pomodoro sarebbe un'altra ricetta, però un'altra diversa, diversa. No, certo io che ho scelto questa perché però con salsicce e funghi il pomodoro poteva essere. Tu ci hai messo la panna e... Però, generalmente quando metto il pomodoro non metto la panna, ovvio. Perché mi sembra che l'associazione... No, giustamente, infatti dicevo, se non ci avessi messo la panna magari ci poteva stare il pomodoro. Sì, esatto. Quindi è un'altra ricetta, però il procedimento è sempre lo stesso. Certo, sì. Complimenti anche a Franca, che sta aspettando un invito ufficiale dall'Antonella Clerici. No, visto non che hai partecipato come pubblico, no? Sì, come pubblico. Ogni Quante tanto volte vado ci sei stata? No, ogni tanto vado come pubblico un po' a Milano, a Roma, ma io vorrei partecipare in trasmissione, non come pubblico. Non infatti, mi interessa. È la trasmissione che mi interessa. Noi l'unica cosa che possiamo fare, oltre che invitarti qua, è metterti la sigla cantata da Moreno, il biondo. Sì, quella la possiamo fare. No, ma sono battute le mie. No, certo. Scherzo, sì. Poi abbiamo preparato direttamente da Roma la nostra Lina il saltimbocca da Roma, di apostrofo a Roma, no, da Roma. Lì saltimbocca alla romana. Io non li avevo mai visti fare, onestamente devo dire la verità, non sapevo neanche che cos'erano. Pensavo che fossero infatti. Allora vediamo questi saltimbocca, che cosa servono. In bocca occorre della fesa di vitello tagliato a pezzetti non molto grandi, perché all'incirca devono essere, diciamo, un boccone, e sopra va messo del prosciutto crudo, non molto magro, sopra il prosciutto una bella foglia di salvia e tutto fermato con uno stecchino. Dopodiché si mette in padella del burro. Inquadriamo il piatto se riusciamo mentre... Lo facciamo andare il burro, quando è bello caldo mettiamo la carne, la giriamo da ambo i lati
la sfumiamo con un po' di vino, 10 minuti e sono pronti. Salti in bocca alla romana che dopo andremo ad assaggiare, magari le riscaldiamo perché insomma siamo stati presi da mille cose. Un bacio Antonietta, bravissima, da Olimpia e Lorenza. Sono ai la clac, vedo. Un saluto a Stefano da Lorenzo e Massi da Porretta, mangio poco. Vabbè, quello lo dicono sempre anche a me. Dire a me mangiare poco, cioè voglio dire, come si fa? Allora, Fulvio, chiedi al re della fisarmonica quando passa a trovarmi, un salutone a tutti, buon appetito. Questo è l'amico di prima, Piero e Gabriella. Ah, Piero e Gabriella. Quando passa a trovarmi. Il re della fisarmonica. Allora, passerò, prima o poi passerò, troverò un momento da incastrare, da venire a trovare, a salutare e prendere un caffè con voi. Ormai è un anno che ce lo promettiamo, quindi vabbè, non c'è mai limite al tempo, tanto finché ci siamo. Allora, adesso Stefano, prendi la fisarmonica, sì. Ci facciamo un altro pezzo, prego le nostre cuoche di stare lì. Vai. Che magari dopo verremo lì ad assaggiare un po' di tutto, visto che abbiamo già fatto vedere i piatti, adesso li possiamo rovinare, no? Sì, adesso li spazzoliamo. Possiamo rovinare. Allora Stefano, con la tua fisarmonica, che cosa ci andiamo ad ascoltare? Facciamo un altro valzerino del sapore francese, il Parigino. Il Parigino, chi l'ha scritto questo? L'ho scritto io in collaborazione con un mio amico, chitarrista, bravissima persona, che fra l'altro ci tengo molto a salutare, Marco Reggiardo, veramente un chitarrista degno di tale nome, con quale collaboro, abbiamo suonato insieme qualche volta e ogni tanto scrivo qualche pezzo, lo riarrangiamo insieme, lo incidiamo e lo depositiamo. Adesso poi quando diventeremo miliardari con la SIAE... Ma sì, vabbè, cioè, figurati. Allora, un'altra vita magari. Grande Anto, sei meravigliosa, un saluto anche a Stefano, questa è Miriana. Ciao Miriana. Ciao Miriana. Allora, lo dedichiamo a Miriana. Ho scritto una polca dedicata a Miriana. Io invece ho scritto Tamo sulla sabbia. Dai, si fa per scherzare. Regina, siamo pronti con la base di Il Parigino? Thank you.
Bravo! Bravo Stefano! Bravo Stefano! Stefano Capitani, grande. Adesso appoggia la fisarmonica che... Torniamo a fare una... perché a me, vedi, l'unica cosa che mi dà da fare quando ci sono questi piatti così belli è quelli di andarli a rovinare. È vero, perché... Mi associo. Allora, un messaggio di me. Sì, messaggio, no, lo leggo sicuramente, no, perché è arrivato un messaggio... questo è tenero, questo messaggio. Questa qua è dal libro Cuore. Un saluto alla mia mamma Antonietta, ti aspetto a casa che mi hai fatto venire fame. Davide e Deborah. Sono i tuoi due figli? Sì. No. Sì. Sì, Davide, sì. Davide e Deborah, sì. Ha messo Deborah, ma l'ha scritto Davide, certo, sì. Cioè, roba da libro Cuore. Hai visto i miei figli? Incredibile. Sono carini, almeno sui messaggi. Quanti anni hanno? La mia figlia ne ha 27, mio figlio 18. Però. Chi è che è sposato? Accompagnata, sì. Con suo figlio. Ma dai, ma no, vabbè, siamo vero, con suoceri, abbiamo una nipotina insieme, Ginevra. Allora, senti, allora adesso io mi affido a voi, perché se troviamo un po' di posate, voglio che assaggiamo facciamo un po'. Andiamo a lavare quelle che ci sono. Sì, dai, quelle che ci sono. Abbiamo finito tutte le posate? Accidenti, c'erano anche quelle di plastica. Ragazzi, qui. Qua io arrivo qua il lunedì, non c'è mai tutto, va bene. Dai, qualcosa qua c'è rimasto? No. T'aiuto, dai. Non c'è rimasto nulla. Un coltello ce l'abbiamo. Col coltello. Va bene, no, qua ci vogliono sempre. Dai, una forchetta. No, ma di che te lì, un cucchiaio qui? Una forchetta la rimediamo. C'erano una volta c'erano. Ha detto che le ha viste, Lina. Le hai viste? Lina. Eccole lì. Qui. Ah, ecco, vedi, perché le ho spostate, purtroppo. Eccole, guarda. Coltelli, no. Guarda, ci sono. Vabbè, dei cucchiai, si mangiano tutto. Abbiamo tutto, non manca niente. Allora, da dove possiamo cominciare? Dall'antipasto? Sì, dall'antipasto. Questo allora, roviniamo quello. Le melanzane l'abbiamo già sentito e sono squisite. Allora, quello lì lo dobbiamo ancora spiegare? Se no, mettiamolo qua e lo spieghiamo. Mettilo lì al centro. Al centro. Me ne tagli un pezzo che lo sì. Sentiamo. Due. Ci vuole la forchetta quella lì. Allora, questo è un rotolo di pasta sfoglia. E ripieno, era rotondo, ai lati viene farcito con prosciutto cotto e mozzarella, poi ripiegato a mo' di mezzaluna e messo in forno a 200 gradi per 20 minuti. Dopo 20 minuti lo lasciamo riposare 2-3 minuti e in mezzo farcito con pomodorini, prezzemolo, olio, sale e mozzarella. E come andrebbe tagliato? Andrebbe tagliato così. Lo tagliamo così. Ecco. Così lo facciamo assaggiare subito a Fulvio. Non si capisce da che parte andrebbe tagliato. Ma si può tagliare da qualsiasi parte. È come quando tu apri in questi giorni. Vero? Le uova di ma la colomba. Subito si comincia dalle ali, giusto? Vero, già. Si fa così? Sì. Si spezzano le ali. Ecco, Fulvio, vai. Posso andare con sì, questo? Sì. Vedi, però salta fuori. Non fa niente, prendi un tovagliolo. Te lo tiri, adesso ti sporchi. Metti in un altro piatto. Ecco qua, guarda, te lo metto qua. Proprio la base di mezzo bella farcita. Aspetta che ti metto un po' di pomodorini. Farcita? Sì, Hai mai visto un dolce far Tarzan? Ecco qua. Scusa, ecco, brutta. Vai. No, ma simpatica. Tieni. Aspetta che ti metto un po' di pomodorini, vieni. Sì, no, perché è stata una lezione scarsa. Va bene? Che spettacolo. E i vostri... dopo arrivano. Sapeste che fatica che stiamo facendo io e Fulvio in questa puntata? Del vero. Stiamo facendo una fatica. Com'è Fulvio? Squisita, si sente molto il sapore del pomodoro, no? Certo, si deve sentire perché è una cosa fresca. Però adesso... Prosciutto qua. Se ne mangio un pezzo con la mortadella. Senti quell'altro sapore. Non sporcarti. Si sente l'altro sapore. Beh, questo secondo me comunque potrebbe essere un piatto unico. Sì, un piatto unico, ma anche la sera preparato per cena. Però come antipasto fatto a pezzetti, così magari una festa va bene. Oddio, per cena non lo so se... Beh, c'è tutto, c'è il prosciutto, c'è il formaggio, c'è il pomodoro. Basta tanto uno invece del pane, no? Ecco, usa la pasta sfoglia. Questo che hai fatto, invece... E in più. E in più ed è senza più. Niente. E lo possiamo utilizzare. Il sapore della mozzarella. E il prosciutto. Bene, ottimo voto. Adesso non ditemi, ma dici sempre che è tutto buono. In realtà sì, voglio dire, non lo è. Se fosse cattivo lo direi.
punto. Mi è capitato poche volte, ma l'ho detto. Hai visto? Stavolta non lo dico. Allora, questo è l'altro piatto. L'antipasto, un altro antipastino. È andata bene che non l'ho cucinato io. L'altro antipasto? Sì. Sentiamo l'altro antipasto. Questo lo mettiamo qua a disposizione di chi dopo lo vorrà mangiare. Ecco qua. Queste sono delle... L'abbiamo già sentito, sì, ma torno a sentire un altro pezzo. Delle girelle di melanzane. Sì, te la taglio. Girelle di un melanzane quarto. Grigliate. Mm. Grigliate. Poi sopra farcito con pane grattugiato, sale, olio, pomodorini pachino e formaggio. E due. Formaggio galbanino. Perché ci vuole un formaggio che fonda. Sì, che fonda, che non sciolga, che non faccia l'acqua. Ecco, Fulvio. Così? Buono, Stefano? Guarda, dammela pure metà a me, che io non sono mica dieta, sai. Gustosa, ecco, mica da ridere. E adesso, il primo l'abbiamo già assaggiato. Benissimo. Alla grande. Vogliamo ricordare, Franca, di nuovo, è un sugo abbastanza, diciamo, semplice da fare. Tradizionale, salsiccia, sì, tradizionale. Salsiccia, funghi. Sì. E panna. E panna, sì. E veniamo al secondo. Lino. Questi qua non li abbiamo ancora sentiti. Vai, per Lina, niente. Vieni qua, Lina. Sì. I salti, i famosi salti in bocca alla romana, li avrete sentiti chissà quante volte. Questi come allora, si mangiano con questo stuzzicadente in mezzo? Intanto spieghiamo come li hai fatti, molto semplice. Molto semplice, un piatto semplice ma molto buono. Della fesa di vitello tagliata a bocconi un po' grandini, con sopra una piccina di prosciutto che li copre, una fogliolina di salvia e fermata con uno stuzzicadenti. Poi li passiamo in padella con del burro fuso bello caldo, li voltiamo e giriamo da un lato e dall'altro e poi li sfumiamo con un po' di vino. Alla fine si mette il sughetto di cottura sopra e voilà. Poi li abbiamo accompagnati con dei pisellini fatti con un pochino di prosciutto anche loro per richiamare il piatto. I famosi salti in bocca alla romana che adesso andiamo ad assaggiare. Allora, quindi questo si prende così. Fammi vedere come si prende. Si prende lo stuzzicadente. Si toglie lo stuzzicadente. A mano, perché non esiste. Sì, sì. Non esiste altra possibilità. Con la mano. Così, brava. Sì. Beh, questa se me la pieghi. Ah, vabbè, così va bene. Fai un boccone. Aspetta. Un boccone. Allora, faccio il boccone di un salti in bocca alla romana. Mm. Non credo di averlo mai mangiato. Vuoi che ti faccio l'aeroplanino? I pisellini. Io vado a rapinare. Buonissimo. La salvia da un aroma interferisce, no, nel senso buono. Sì, da un aroma particolare, certo. Sì, perché il sapore della carne e del prosciutto sicuramente lo si conosce. Con e un po' di salvia che dà quel sapore. Questi piselli fatti con burro e un pochino di prosciutto e cipolla. Sì, questo ci sta. Sente il sapore del burro, sì. Rende molto tutto più appetibile. Salti in bocca alla romana, preparateli, vedete? Non avete un po' di fettine che vi sono rimaste da Pasqua? Due fette di prosciutto, un po' di piselli, magari li tenete in freezer? La panna ce l'avete perché chissà quante cose avete fatto fa. Fatevi due salti in bocca alla romana, sono gustosissimi. E voilà! Complimenti, complimenti, grazie, bravo. Grazie, grazie. Chi è che senza microfono, Luca? Lina? Vabbè, comunque usate questo microfono perché oggi con i microfoni abbiamo un po' di problemi, forse ne abbiamo usati troppi. Per concludere, dolce. Il dolce. Qual è quello che abbiamo già aperto? Questo qua. Ecco, questo qua. Quello lo lasciamo a beneficio. Il dolce. Il dolce. In coppa, questo. Con una base di amaretti al caffè, crema di mascarpone, altra base di savoiardi morbidi, altra crema al mascarpone con gocce di cioccolato. Ah, ma quando dici così io non resisto. E poi guarnito con scorzette di arancia al cioccolato, fragola e una spolverata di zucchero velo. Proprio un trionfo di calorie qua. No, vabbè, dai, trionfo di calorie. Bello anche da vedere. Tanto stasera devo andare a suonare, smoltissimo, dai. Cioè, nel senso... l'abbiamo fatto. Vai. Sì, No, nel senso che sul trionfo di calorie, ormai qua stendiamo un velo pietoso perché ormai non c'è più niente adesso da fare. Mi viene in mente questo. È stato bello ingrassare. Possiamo dire una cosa del genere. Vabbè, allora, un messaggio che voglio leggere.
Ciao mamma, una trasmissione fatta con semplicità e intelligenza. Bravi, vi guardo tutti i giorni, questo è Antonio. Grazie Antonio, non so, magari sei anche cuoco e ci fa piacere che tu ci segui, perché noi speriamo di entrare, soprattutto entriamo nelle vostre case con semplicità ed umiltà. Chiamiamo cuochi che non sempre sono cuochi, sono persone che fanno da mangiare spesso e volentieri in casa come fate voi. Sì. Voi siete delle cuoche di casa, giusto? In famiglia. No? Io sono sempre stata d'ufficio. D'ufficio. Allora, d'ufficio. Casa tua ti faceva. Tutto veloce. Tutto veloce. Però adesso mi sono un pochino... in padella anche tu come me? No. Adesso un pochino mi sono specializzata, non molto. Neanche male che hanno inventato la Findus, meno male. No, però i piatti, come vedete, spesso e volentieri sono assolutamente originali. Mi è capitato di vedere anche oggi delle cose assolutamente originali. Ringrazio le nostre tre cuoche. Abbiamo ancora 7 minuti, prima dei saluti finali ci facciamo un altro pezzo. Facciamo un remember? Ecco, bravo. No, lo commentiamo, non è che lo sappiamo. Mi fai vedere quella cosina delle tre scope? No, non dire così che poi penso a tutta un'altra cosa. No, però le tre scope eravate tu, tre scope. Paolo Bini. Che saluto, che adesso suona con Vincenzo Serra, saluto anche lui. Ciao Vincenzo, ciao Paolo. E c'era la Stefania Civolani. La nostra mitica scopettina. La scopettina. Mi fai partire il video che lo commentiamo mentre vado, perché questo è un video dannata. Questo era quella cosina. È stato il primo pezzo che abbiamo fatto. Di che carino. Cioè, allora, lascia andare il video, fammi vedere il video, Marco. Quando è stato girato? Sai che è roba di 15 anni fa? Infatti Stefano era un po' più giovane, Ci credo. Chi c'è la bionda, chi c'è la nera, chi la vorrebbe toccare stasera? C'è stato il pezzo di Caratella. Quella cosina che si chiama Morettina lì. Cioè, devo dire, quella cosina non te la darò, che cos'è? Un piatto di tagliatelle? No, è una frase che sento... Un dolce, un dolce. È cosina, non è te la darò. È attuale, ti garantisco, me lo sento dire tutti i giorni. È un dolce, è un antipasto, visto che siamo... Che cos'è quella cosina? È generico. È generico. Tu chiedi una cosa e loro ti dicono, no, non te la do. Ma non è vero, dai, non sono tutte così. Ti giuro. Sono tutte così? No, no, il senso generico è chiaramente. No, non è vero. Allora, so che voi vi siete portati uno spumantino. Lo apriamo per festeggiare. Allora, è un dolce. Sì, bene. Allora, dopo il dolce ci sta. Lasci il sottofondo questa musica. A me non piace di dolce. Guarda, infatti togliamoglielo perché... Lo apro io? Lo apri tu. No, così se innaffi qualcun altro, perché io sono esperto. Io non posso sentire i bus. Sì, infatti, ormai sta diventando virale questa cosa. Riesco ad arrotolare? Devo dire, se riesco ad aprirla. Il grande Giancarlo, anzi, lo salutiamo, se ci sta guardando, il grande Giancarlo Cappucci. Spaziami con un'inquadratura su tutti i piatti che abbiamo preparato, Marco, anche se sono un po' derelitti, perché ormai li abbiamo rovinati. Però sono tante cose e tanta roba quest'oggi, come si dice. Eh sì. E quella cosina non te la do, non dovevi dare il dolce, quella cosina del dolce. No. Riusciremo a fare dei danni anche quest'oggi? Sì. Allora, bicchieri per tutti. Dovremo, visto che siamo umili, non abbiamo i soldi per comprare i bicchieri da spumante, ma vi giuro che alla prima occasione avremo modo di fare. Scappa questo qua? Non lo so. Non lo sai? No. Però mi piacerebbe sentire il botto, perché arriva. Dai che ce la fa. Sì, no, non arriva. Aiuto. Dai. Bene, ho centrato un faro. Champagne. Si è spento. Abbiamo rovinato un faro. 4.000 euro di danni. Allora facciamo che il... Non riusciamo neanche per questo mese a comperarci i bicchieri, perché abbiamo rovinato un faro. Abbiamo accecato un faro. Mica vero.
speriamo che sia fresco. È freschissimo, sì, è stato, sì, in frigo. Io subito l'ho messo in frigo quando sono arrivata. Benissimo. E via. Vai Stefano. E loro? Franca. Alla salute. Arrivano, arrivano salute. Anche salute. Salute. Allora io ne approfitto per augurare un buon Natale. Salute. Vabbè, a Pasqua sì, Natale. Ci arriveremo a Natale. Se fosse l'ultimo periodo di Pasqua, possiamo salute, augurare salute, un buon Ferragosto a tutti gli amici che seguono Ciao Mamma. Domani, ricordo, alle 10.30 arriverà Gianni Brancatelli, la Coppa Ortorè. Avremo frutta e verdure e cucineremo piatti a base di verdura. E poi ricordo, adesso mi ricordo giovedì, giovedì c'è Mauro Cattadori, piatti a base di fiori. Lo so, lo conosci? È un artista del fiore. È bravissimo, Ha realizzato gli allestimenti florali di tanti spettacoli, da quelli di Bagutti e tanti artisti. Quindi Mauro Cattadori giovedì sarà con noi. Lo aspettiamo con ansia perché vorrei veramente scoprire che cosa ha in serbo per prepararci. Intanto bevo la vostra salute con il Rocca De Forti. Bello dolce, bello fresco. Ricordo anche che dal prossimo mese avremo la possibilità di abbinare a tutti i nostri piatti anche i vini delle cantine riunite. Quindi ad ogni piatto ci sarà un abbinamento di vino, perché ovviamente a tavola non solo cibo ma anche buon vino condisce e rende più appetibile il tutto, giusto? Allora, in conclusione, io mi allontano, inquadrami questi quattro personaggi che quest'oggi, ecco Stefano in mezzo, mi raccomando, in mezzo. Allora, hanno cucinato e suonato per voi quest'oggi Antonietta. Ciao. Stefano Capitani. Ciao. Lina da Roma. Da Roma. Franca da Bologna. E Antonietta, lo diciamo, da Marzabotto. Sì, da Marzabotto, però di dove sei originario? Dimmi. Francoforte in Germania. I miei genitori sono della Puglia e io vivo alla Madireno da 29 anni. Però sei nata a Francoforte? Sono nata a Francoforte, quindi sono una poliglotta. Conosci tedesco? Avevo 3 anni, quindi non tanto. Cosa fa l'Italia stasera con la Germania? Non lo so. Vince. Spero di vincere. Tu per chi ti per l'Italia stasera? Sempre. Per l'Italia sempre. Allora. Ci sono a casa. Sì. Sempre. Va bene, è stato un grande piacere, un ringraziamento a Luca Fornaciari alle camere e a Marco Ferri in regia, Cinzia Cattini per quanto riguarda la nostra segretaria di produzione. Un grande saluto a tutti voi, questo è Ciao Mamma, domattina torna alle 10.30 con Gianni Brancatelli, sempre su Telereggio. Ciao, a domani, ciao a tutti. Ciao. Bene. Che bello. Beh. Ho messo la maglietta al tuo Aquilana. Ciao ciao, ciao mamma, ciao ciao, ciao mamma, ciao ciao. Il commissario tecnico mi chiama. Ciao ciao, ciao mamma, vedrai che vincerò. Ciao mamma. In collaborazione con Daga, serramenti per passione.